Usopp corre verso la città e non si ferma nemmeno per informare i suoi compagni. Giunto in città, cerca di avvisare la popolazione della minaccia di cui è al corrente, ma non viene creduto. Nami, Zoro e i pirati di Usopp raggiungono la spiaggia per cercare di capire cosa sia successo e trovano Luffy in fondo alla scogliera addormentato. Usopp si reca a casa di Kaya e cerca di convincerla del fatto che Kuro vuole ucciderla, ma lei non gli crede. Per questo anche Carota, Cipolla e Peperone decidono di correre al villaggio per allertare la popolazione. Usopp cerca di portare via Kaya contro la sua volontà, ma questa si ribella e Usopp è costretto a fuggire. Ritrova i suoi amici e scopre che Luffy è ancora vivo. Nel sapere che anche i tre bambini vogliono allertare i loro concittadini, Usopp decide di mentire e sostiene di essersi inventato tutto, rimasto con la ciurma di Luffy. Usopp rivela di essere intenzionato a fermare gli invasori. Luffy e i suoi compagni decidono così di aiutarlo.